Eccellenza, una giornata di festa, quella di oggi, in occasione di queste onorificenze di dicembre. Sì, è vero, era importante poter dare il giusto lustro, le giuste attenzioni anche agli insigniti nel mese di dicembre, perché diversamente da quelli ai quali viene data poi l'onorificenza in occasione del 2 giugno, dare anche a loro la possibilità di poter appunto godere pubblicamente dell'apprezzamento che ha portato il Presidente della Repubblica a rilasciare l'onorificenza. Voleva essere l'occasione per scambiare gli auguri a tutti, per augurare un nuovo anno più sereno a tutte le persone crotonesi e che vivono nella provincia. Volevo dire quello che ho detto poc'anzi, che la Prefettura continua ad essere per la natura stessa in prima linea, quindi non solo proprio come istituzioni, ma anche per i nuovi compiti, sempre più diversi da quelli previsti dalle norme che sono assegnate ai prefetti, per esempio in materia di PNRR. Quindi ho avuto modo, e lo ripeto anche a voi, di ringraziare pubblicamente il mio personale, i miei colleghi, di ringraziare le forze dell'ordine perché fanno squadra. Quindi ciascuno con la propria professionalità, le proprie capacità, le proprie specialità, perché sono diverse l'una dall'altra, all'esterno è una squadra compatta. E quello che mi piace è che venga fuori un nuovo concetto di sicurezza nei confronti del cittadino, anche più moderno, di tutela dei diritti delle persone e della loro dignità. Ho avuto modo prima di ringraziare, di dare il benvenuto al nuovo comandante provinciale dei Vigili del Fuoco. È inutile ricordare il profilo, la professionalità, la stessa umanità dei Vigili del Fuoco, l'abbiamo visto nelle vicende terribili di Ischia e purtroppo è cosa ben nota anche al territorio di Crotone. Ho ringraziato infine, lo voglio rifare con voi, anche tutti coloro i quali hanno dato una mano alle attività della Prefettura nella complessa attività di gestione degli sbarchi. Per notizia, quest'anno solo nel territorio di Crotone sono sbarcati oltre 7.800 migranti, quindi con un'incidenza anche significativa rispetto al numero dell'anno passato. Ho rivolto e voglio rivolgere con voi un commosso ricordo del colonnello Mambor, perché è stata una delle notizie più devastanti di questo anno, quindi volevo esprimere la mia vicinanza alla famiglia e assicurare a tutti un ricordo indelebile dell'uomo e del militare. Ho voluto salutare, lo faccio anche con voi, la famiglia del giovane Davide Ferrerio aggredito brutalmente a Crotone, esprimere la vicinanza alla famiglia e dire che Crotone non è questa. Crotone è una città accogliente, è una città dove queste cose, per fortuna, non accadono. È stata, come dire, le attività di indagine si sono concluse e hanno dimostrato che era un episodio isolato, che era, come dire, un fatto episodico, già individuati. Io qui davanti ho fatto mettere davanti l'ingresso della mia stanza la panchina rossa che mi hanno, di cui mi hanno fatto omaggio alla prefettura, non a me, i ragazzi dell'istituto professionale Margherita Hack di Foresta di Petilia, perché purtroppo il fenomeno di violenza psicologica, di molestie, di aggressioni nei confronti delle donne continuano e sono quotidiane anche in questa provincia. Quindi l'auspicio, l'invito è alle donne di denunciare e di interrompere delle relazioni moleste.